Siamo ormai giunti al terzo appuntamento con la manifestazione letteraria Donne con la Penna, patrocinata dal Comune di Fiumicino. Ci troviamo a Villa Guglielmi, che ospita anche la biblioteca comunale. Questa sera sarà nostra gradita ospite la scrittrice e autrice Cinzia Baldini, che ci presenterà la sua seconda fatica letteraria Oricalcum, un romanzo archeo-fantasy. Cos'altro dire? Non ci resta che vestire i panni di provetti archeologi e andare alla scoperta di questo romanzo davvero molto intrigante. Entriamo insieme. Terzo appuntamento di Donne con la Penna, cambio di programma perché io devo ringraziarla infinitamente, perché purtroppo le persone che erano con me e che avrebbero dovuto, diciamo, supportarmi a presentare il mio libro oggi, ci hanno avuto tutti dei problemi, uno più o meno gravi, diciamo. E quindi Cinzia è stata fantastica perché oggi ha preso il mio posto, io ti ringrazio infinitamente. Questa è la Donne con la Penna delle Cinzie, perché praticamente sei la terza Cinzia. Cioè i primi tre giorni, i primi tre mercoledì abbiamo avuto una Cinzia appresso all'altra, non sono finite. Cinzie abbiamo finite così. Lei è Cinzia Baldini, e forse qualcuno di voi la conoscerà, chi è di Ostia, vabbè, comunque chi legge anche chi ama il fantasy probabilmente la conoscerà, perché lei ha scritto 5 libri e so che stai scrivendo il sesto, che se non erro dovrebbe essere il sequel di Oricalcum, che è questo titolo insomma un po' inquietante, che anche la copertina un po' ci fa un po', insomma, ci incute un po' di terrore. No, perché voi la vedete così dolce, carina, tutta gentile, sofisticata, in realtà lei scrive delle cose terribili. Ma tu hai tutti e 5 questi libri, sono tutti dei fantarcheologia, sono tutti dei fantasy, no? Sono uno completamente diverso dall'altro. Ecco, vedi, raccontaci un po'. Ancora la mia strada, ma penso che poi comunque sarà questa. Sarà questa. Il primo è un romanzo più o meno che parla sempre della donna, però è ambientato nel periodo della prima e seconda guerra mondiale, praticamente la figura delle donne durante le guerre. E poi è una cosa abbastanza vera, perché sono state le mie nonne che mi raccontavano un po' la loro infanzia e poi la giovinezza durante le guerre. Quindi quello l'ho preparato su quella trama lì. Scusa, il titolo di questo? Semplicemente donna. Ah, giusto, semplicemente donna. Il secondo invece è Il veleno di Circe, in cui abbiamo immaginato qualcosa di fantasioso, però ad oggi non è più tanto fantasioso, in quanto nella centrale nucleare di Latina, a Circeo, praticamente c'è una perdita di questi rifiuti tossici che contamina tutta quanta la vineta del Circeo, per cui all'epoca, quando l'abbiamo immaginata con l'altro coautore, sembrava una cosa assurda, oggi purtroppo è attualità. Quanto mai attuale, questa è attuale, tristemente attuale. Il terzo è l'orologio parallelo, che è una trilogia di racconti che ho scritto insieme ad altri due colleghi autori, la cui ispirazione ci è stata data da Gianni Maritati, il giornalista del TG. Perché? Perché praticamente lui aveva scritto questi racconti, però a suo dire lui è abituato al giornalismo, non è abituato ai racconti, io dico da diesel, perché sono a lungo termine, e di conseguenza ci ha chiesto a noi di elaborare queste sue idee. Noi le abbiamo elaborate a gusto nostro, a carattere nostro, insieme a questi altri autori, quindi abbiamo fatto questa trilogia. Quindi questo autore, scusami se ti interrompo, voi avete scritto un libro a quattro mani? A quattro, due, quattro, sei? A sei mani. Per me è inimmaginabile, come si può scrivere un libro a sei mani? Ma guarda, cioè io le so così, accentratrice. Il veleno di Circe l'ho scritto con un altro coautore, ma quello è stato Forza di Cosa. Che è lo scrittore di Bergamo. Esatto, perché quello lì era una sceneggiatura cinematografica. Per cui ci siamo trovati, lui faceva delle parti, io facevo le altre, poi alla fine l'ho ridotto al romanzo, quindi è stato Forza di Cose. Invece con questo qui è stato un esperimento letterario che abbiamo fatto,
ma ripeto, mantenendo ognuno la propria personalità letteraria, siamo riusciti tranquillamente a portare avanti tutto quanto. A distanza. No, questi eravamo di Ostia, per cui ci quindi siamo vi siete anche incontrati. Non avete mai litigato, discusso sì. animatamente sì, durante sì, sì. Sì, perché stessa. Magari qualcuno voleva farlo finire in un modo, qualcun altro voleva mettere determinati spunti, poi alla fine comunque c'è stato Gianni che ci ha dato un po' l'alto là, ci ha sistemati e quindi siamo riusciti a portare avanti. Le direttive. Sì. E l'altro, vabbè, Origami, questo l'ho scritto da sola, e sempre l'ultimo che l'ho scritto con un altro coautore, ma questa perché è stata una sfida, è stato praticamente il responsabile editoriale per la casa di editrice con cui scrivo, che mi ha detto vogliamo scrivere qualcosa insieme. Allora, siccome non era mai successo di dover mettere qualcosa insieme, così, senza un qualcosa di predeterminato, e lui mi ha detto, io sono appassionatissimo di Templari, io di Templari non ne sapevo nulla, per cui ho dovuto fare uno sforzo gigantesco a documentarmi e poi alla fine comunque uscito a quello che dicono un bel volume. Quindi diciamo, ormai ci sono abituati a questa collaborazione con l'altro autore, però il seguito di Origalcum l'avevo scritto da sola perché sono tornata alle origini. Certo. Senti, ma c'è un filone nel fantasy, no? Un filone perché che poi fantasy, è fantasy, questo è fantarcheologia, è una cosa quindi che si discosta anche dal fantasy, un po' particolare. Com'è sta passione per la fantarcheologia e poi soprattutto che cos'è la fantarcheologia? Allora, la fantarcheologia, diciamo che l'ho creata, ho preso spunto dall'archeologia eretica, di cui sono appassionatissimo a casa straviana di volumi, che è l'archeologia che non è riconosciuta, diciamo, dall'università, dai professori universitari che sono studiosi e appassionati di archeologia. Ad esempio, ci sono alcune scoperte che lasciano un po' perplessi, sono fuori dagli schemi abituali. Ad esempio, hanno trovato in una tomba egizia una lente perfettamente levigata, una lente cristallina perfettamente levigata, oppure un modellino che loro l'hanno definito come un uccello, ma in effetti se uno lo guarda è un aereo. Fatto precisamente con un aereo, oppure delle strane illustrazioni sui geroglifici che raffigurano, sembrano delle lampade con dei trasformatori, loro dicono che sono cose emotive, per cui ci stanno questi interrogativi e molte altre cose che non corrispondono all'età che è stata data per tradizione, e quindi ci sono congetture di studiosi che non sono proprio archeologi, ma magari che so, sono ingegneri, sono architetti, sono chimici, fisici, che fanno delle supposizioni per cui si pensa che magari la civiltà passata è stata una civiltà che poi comunque è stato riscontrato, che il grande diluvio universale c'è stato e di conseguenza questa civiltà è finita col diluvio, poi se è vero o non è vero che sia stata la civiltà di Atlantide o qualche altra civiltà, comunque è un dato di fatto che una civiltà ci ha preceduto. A che livelli di cultura, di tecnologia è arrivata? Questo non si sa. E quindi queste presupposizioni che si fanno, questi trattati, sono fatti appositamente per riuscire a capire dove erano arrivati chi ci ha preceduto. Potrebbero essere testimonianze queste? Ad oggi non si sa, diciamo, siamo aperti a tutte le ipotesi, a tutte le teorie, a me piace sviscerarle tutte, andare a vedere questi pettegolezzi storici e quindi da lì nasce la fantarcheologia. Questo libro, ad esempio, è il libro in cui io ho immaginato di far scoprire alla mia protagonista i libri di Tot, la famosa enciclopedia perduta in cui Tot ci tramandava tutta quanta la sua conoscenza. Si troveranno? Non si troveranno? Saranno fatti sotto forma di enciclopedia come la intendiamo noi? Magari sotto forma di CD? Chissà come l'hanno inventata loro? Non esistono, è soltanto una tradizione orale tramandata così? Non si sa. A me piace lavorarci un po' di fantasia e quindi escono fuori questi volumi. È già un antefatto di questa storia? Sì. E tu? Lo leggo io, scusate come leggo, perché mi piace scrivere ma non mi piace leggere. La leggenda, vecchia come l'antica terra d'Egitto, narra che il dio Tot, dopo aver insegnato agli uomini la sapienza, le arti ed in particolare la scrittura, avesse lasciato a futura memoria dei libri, il cui contenuto, una volta svelato, avrebbe permesso di risalire alle fonti del suo divino sapere.
Pertanto, pur sebbene in evidenza, li celò agli occhi degli umani, profetizzando che avrebbero potuto scorgerli solo nel momento in cui il progresso evolutivo e tecnologico li avrebbe preparati ad accedere e ad accettare quell'enorme quantità di dati e di notizie. Tali test, infatti, come una specie di enciclopedia ante litteram, sarebbero stati un compendio di regole, dettami, precetti e norme sul culto, sul governo, sulla geografia, sulla storia, sulla matematica e geometria, sull'astronomia e persino sulla medicina. Insomma, su tutte le arti, le discipline e le scienze, per un totale di 42 volumi. In essi, dunque, sarebbe a tutt'oggi racchiuso lo scibile completo dell'antichità. Alcuni autori riportano che i libri della sapienza divina di Thoth sarebbero stati affondati nel letto del fiume. Forse il Nilo, non è specificato, quindi non si sa. Protetti da una copertina di fibre di palma intrecciata, rinchiusi in una scatola d'argento posta all'interno di un forziere di legno robusto, contenuto a sua volta in un altro forziere di rame, ma tutte le ricerche effettuate in ogni tempo non hanno mai dato alcun risultato. Questa cosa è intrigante, me la guardo di leggerlo. Tu hai vinto anche dei concorsi letterari, io so per certo che hai vinto anche il concorso letterario di intitolato a Sorbona, giusto? Sì. Del tredicesimo primo anno che è stato istituito sono arrivata finalista, il secondo anno sono arrivata vincitrice. E poi hai vinto anche altri concorsi letterari e quello lo so per certo perché ti abbiamo premiata. E da quanto tempo fa è nata questa passione per la scrittura? Da 2006. Ah, quindi è recente. Ho sempre scritto, sempre scrivacchiato di tutto, però dal 2006... Hai detto voglio pubblicare. Sì, forzata più che altro dalla mia famiglia, manda in giro queste cose che hai scritto perché a noi piacciono e potrebbero piacere anche agli altri. Inizialmente ho avuto qualche difficoltà perché con le case editrici, specialmente piccole, sono degli squali. Cercano di farti pubblicare soltanto per pagarsi la parcella, poi non è che valutano se effettivamente sì, tant'è vero che con Linea Finita la prima volta che mi hanno telefonato ho parlato subito chiaro, non vi mettete in testa che pago qualcosa perché deve essere la casa editrice a valutare se valgo, se il testo che ho scritto significa qualcosa, può valere a livello, se acquistato da un lettore, altrimenti non esiste proprio. E loro, sinceramente, inizialmente, siccome pubblicavano a pagamento, erano rimasti spiazzati, però a un certo punto mi hanno richiamato e mi hanno detto a noi il suo lavoro, che poi era semplicemente donna, è piaciuto. Vogliamo scommettere su di lei. Allora. E poi, comunque, la cosa è andata ancora meglio perché anche Linea Infinite ha deciso di non fare più le pubblicazioni a pagamento e quindi oggi è una casa editrice piccola, però vera, la faccia, insomma. Posso garantirlo perché faccio l'editore, per cui selezioniamo lavori e quindi sono seri. Scrivi, vinci concorsi letterari, fai l'editor, fai presentazioni di libri, io ti ho seguito. Quando non mi perdo per le strade quando di Fiumicino. Quando non mi perdo lo Fiumicino, il filo d'Arianna. Fai un sacco di cose, appunto, fai anche l'editor. Tra l'altro Cinzia è una attivista di un'associazione animalista che si chiama, me l'ho scritto ovviamente non me lo ricordo, Arcipelago 2000, c'è anche un gatto bellissimo, che c'ha un nome un po' mitologico, vero? Esatto, fantarcheologico. Fantarcheologico, si chiama? Kingu, vedi? Cioè il tempo e poi c'è un lavoro, il cosiddetto lavoro pagnotta tra virgolette, esatto, perché esatto. Deve bello scrivere, mi piacerebbe tanto farlo a tempo pieno, diceva noi. Poi a tempo perso faccio la mamma, la moglie, i ritagli di tempo, c'è qualcuno che annuisce laggiù. Allora non ci spieghi la dilatazione del tempo, cioè per te come funziona questo tempo elastico, come il tempo in cui non siamo multitasking. Il tempo in cui mi riposo è quello dell'ufficio. È quello dell'ufficio. Perché almeno sei lì, stai alla tua scrivania, fai il tuo lavoro e la busta. Poi torno a casa, ultimamente mia figlia ha aperto una cartolibreria e vado ad aiutare anche lei. Cioè, ma questo mi mancava. Poi di notte scrivo, nei ritagli sistemo casa. Vado a vedere i miei genitori. Della serie Tempo per la noia non ce n'è minimamente. Anche perché prima che lei aprisse la cartolibreria pensavo di ormai a 52 anni posso andare tranquilla. Aspetto la pensione se i nostri governanti decideranno a farci arrivare alla pensione.
e invece mi si è sconvolta completamente la vita, non ho più proprio più tempo, non mi bastano né 12 né 24 ore. Comunque. Però complimenti, insomma, questo ti mantiene bella pimpante attiva. E attiva. E, hai detto prima stai scrivendo il sequel di questo romanzo, a che punto siamo? Firmato ieri il contratto perché il libro è terminato. Quindi è fatta, quindi uscite, sarai qua per la seconda edizione di Fiumicino di Donne con la Penna, già ce lo dice in anteprima. Il prossimo anno, ma quando dovrebbe uscire questo libro? Probabilmente in autunno. Quindi. Sì, perché stiamo elaborando la copertina, quindi un pochino di tempo ancora ci vuole. Poi non è come questa, è un malloppone di 500 pagine, lì ho chiacchierato proprio. Ho dato quindi è un bel tomo, è qualcosa sì, di. Sì. Senti, dovessi dare un consiglio, insomma, te ormai sono anni che, avendo pubblicato 5, possiamo dire ormai 6 libri, e poi vabbè, vari racconti per concorsi letterari e altre esperienze di scrittura, e poi sicuramente un consiglio tuo io lo chiedo a tutte le nostre ospiti, perché poi magari c'è qualcuno tra il pubblico che ama scrivere, perché poi se sta qua io voglio sperare che c'è qualcuno che ama anche scrivere, è sempre utile un consiglio di chi già ha iniziato e sta già a buon punto, possiamo dire. Quindi le cose da fare e da non fare per chi si avvicina e alla scrittura e poi in seguito alla voglia di pubblicare qualcosa, secondo allora, te? Le cose da non fare, partire col presupposto di aver scritto I Promessi Sposi, cioè, la Divina Commedia, mia, perché purtroppo mi capitano autori che quasi quasi ti sfidano quando ti mandano... Poi come editor lei sicuramente sì, sì, ti sfidano come per dire me l'hai scartato ma tu non hai capito che io ho scritto lei il successo del secolo. Mentre invece ci sono autori molto molto modesti che si vestono proprio di modestia e che magari scrivono cose veramente buone, perché devo dire ho letto tanti libri di autori famosi e ho letto tantissimi libri di autori sconosciuti e nei primi ho trovato molta porcheria proprio preparata a tavolino, nei secondi ho trovato effettivamente degli ottimi riscontri, dei buonissimi lavori. Tra l'altro... Quindi la modestia sì, è la prima qualità. È la prima qualità. Poi non cadere nell'errore... non cadere nell'errore di voler pubblicare a tutti i costi. Poi comunque c'è tutto un discorso particolare sulle case editrici a pagamento. Io non sono favorevole, però devo dire che determinate volte, non trovando nessuno che ti pubblica, è l'ultima alternativa che a uno rimane. Se credi veramente nel lavoro che hai fatto, se hai avuto riscontri facendolo leggere e tutto quanto, magari uno ci prova pure. Certo, da non impegnarsi, da non fare un mutuo, perché sicuramente mi è capitato di sentire persone che hanno speso veramente 6-7 mila euro per pubblicare un libro, quindi è una cosa assurda, insomma. A quel punto, se proprio vuoi pubblicare, cerca di qualcuno un po' più contenuto. Se no, ecco, accontentarsi delle piccole case editrici, perché tanto nell'editoria grande, sinceramente non so come si possa fare per arrivarci, non ce n'ho proprio idea. Se mi avere un gancio interno. Probabilmente sì, che poi ho sentito... Che lo legga, che lo legga, quella è la cosa, è farla arrivare all'editor, perché quella è la cosa. Comunque ho sentito anche di case editrici famose che pubblicano a pagamento. L'ho sentito anche io questa quindi, cioè nell'ambiente circola questa voce. Poi ad esempio io ho anche un sito dove sono curatrice insieme a un altro ragazzo, Arte Litteram, dove facciamo recensioni. Noi diciamo sempre che quando ci mandano da leggere i libri recensiamo se li riteniamo all'altezza, ma questo non è inteso perché siamo presuntuosi, perché magari il risordiente con una recensione negativa lo stronchi. Magari soltanto perché è il mio gusto che non mi piace quello che ha scritto, perché poi magari è scritto anche bene, in italiano, corretto e tutto quanto. Certo, se ci stanno errori quello lo stronco subito perché è la prima cosa. Però non facciamo recensioni negative proprio per quello, per non interrompere una carriera che magari potrebbe anche, che ne so, un domani rivelarsi fortunata. Quindi quello non lo facciamo, però se facciamo le recensioni che ci sono favorevoli ci impegniamo a mandarle in giro su web, sperando che poi magari di 1000 uno abbia la fortuna di riuscire a sfondare, ad arrivare alle grandi case editrici. Ad oggi non è mai successo. La curo dal 2009, la rivista, non ci è mai capitato, quindi sinceramente non,
non ho sta ricetta per poter poi arrivare. Accadrà. Quali sono gli autori che hanno ispirato la tua scrittura? Perché io sono dell'avviso che prima di scrivere bisogna, prima di essere scrittori bisogna essere molto lettori, ma lettori onnivori anche, no? Sì, sì. Ad ampio spettro, come le medicine, come l'antibiotico, proprio ad ampio spettro totale. E quali sono le letture che hanno influenzato le tue scritture? Prevalentemente gli stranieri, gli americani sicuramente, perché sono loro che hanno tutti questi colpi di scena, un po' come i film, i telefilm che fanno gli americani. Poi moltissimo Christian Jacques, l'egittologo francese, che è un'autorità comunque a livello di egittologia, e poi comunque tutti i libri di archeologia ortodossa, diciamo così, perché comunque gli danno lo spunto, gli danno la conoscenza per poter poi scrivere questo di cui tratto io. Per le altre cose comunque sì, poi i testi classici degli autori italiani, poi in generale, quando uno legge poi non è che vai a guardare quello che piace. Però c'è sempre un qualcosa, un filone, più o meno un filone preferito. Guarda, se io sono del parere bisogna essere onnivori nella lettura, dalla poesia alla fantascienza. Però poi c'è la cosa che proprio ti piace, cioè quello, le letture che tu fai per rilassarti, no? Proprio per, guarda, non quelle per lavoro, quelle di studio, di ricerca, quelle proprio che ti scegli, le letture da spiaggia, da ombrellone. Sono io, sa soltanto l'Egitto. Poi ho cominciato con Sinuel egiziano, che è un testo antico di 4.000 anni, per cui mi ha appassionato tantissimo, ogni tanto me lo vado a rileggere, e è sempre su quel filone lì, perché purtroppo sono fissa con quella cosa e però scanto uno, ma poi ritorno sempre a leggere. Se escono queste cose, voglio dire, ben vengano, insomma. E, altra cosa che ti volevo dire, il tempo per scrivere, no? C'è un tuo tempo, il tempo di Cinzia Bandini per scrivere? Qual è la sera? Tempo? La sera verso la notte, perché quando poi a casa è tutto sistemato, quando stai un po' più tranquilla, sì. E poi nella notte ci stanno i pensieri che ti si affollano veramente, mentre il giorno sei distratto da tante cose, durante la notte, dalla sera alla notte rifletti, ti tornano in mente determinate cose, rivivi la giornata, i giorni precedenti, per cui è quello il momento. E poi, a differenza di tanti altri autori che ho sentito, io devo stare in assoluto silenzio, non accetto musica, non accetto niente perché mi distrae, poi mi metto a seguire la musica, lì concentrata con... Anzi, poi prima scrivevo con la carta e la penna, adesso sono passato al computer perché da ovviamente poco, è molto più utile. Da poco! Cancelli, riscrivi, quindi è meglio il computer, insomma. Quindi proprio quasi con cavaglio. Più o meno. C'è una frase bellissima con cui tu chiudi tutte le tue mail, no? Lei mi manda le mail e poi sotto c'è una frase di Richard Bach, se non erro, che dice: un professionista è un dilettante che non ha mollato. Un autore professionista è un dilettante che non ha mai mollato. E questo, esatto, insomma, questa è... mi sembra il migliore augurio che si... cioè il migliore input che si possa dare. Sì, a chi... è uno sprone più che un motto, insomma. Certamente. In tutte le tue storie c'è sempre una vena... c'è sempre una vena romantica, no? C'è del romanticismo, c'è, cioè, perché tu sei, ti senti, sai, sì, sai, sì, di essere una persona romantica. Anche perché io sono editor della collana romantica, e quindi figuriamoci. Penso che tutto sommato l'amore è non una cosa esagerata, ma comunque un pochino d'amore, nel bene e nel male, sia sale e zucchero della vita. Non potrebbe essere diversamente. Poi se ci fai caso, in tutti i miei libri parlo sempre della donna e sì, la faccio sempre la donna, donna piena di iniziativa, una donna tosta, diciamo, chiamiamola, sì, così. È vero. Perché comunque non mi piace il ruolo che spesso e volentieri si affibbia alle donne, specialmente nei romanzi d'amore, dove stanno sempre lì patetiche, che piangono, sempre con il fattore di luce. No, le mie è difficile, piangono quando hanno paura, perché magari si trovano davanti a qualcosa, ma è una cosa temporanea, proprio una reazione dei nervi, e quindi... Come questa bellissima dottoressa Moore. Sì, esatto, lei poi è una tosta che non finisce mai. È una tostissima, e... anche perché poi, con, insomma, c'ha a che fare con tutti i maschietti. C'ha a che fare con tutti i maschietti, poi l'assurdo è che...
Io spero che da qui al 2025 in Egitto cambierà un po' la situazione femminile, ma sinceramente una donna in Egitto che prende il posto di Zakia Wasse, perché non lo nomino, ma di fatto dovrebbe essere lei, prende il posto di Zakia Wasse e comanda tutti i maschietti lì a bacchetta, insomma è una cosa un po' che ad oggi è impensabile sicuramente. Cioè, il nostro regista ti sta guardando malissimo. Non riesco a fissarmi a guardare bene. Allora, se siamo tutti d'accordo, possiamo leggere un brano del libro? Tocca a me, io però non l'ho letto tempo fa e speriamo di non impappinarmi, e va bene. Lentamente si tolgono le mascherine dai volti, ma ancora non se la sentono di parlare. Ognuno sta assimilando a suo modo l'emozione di quel momento, perché in ciascuno di loro sta nascendo la certezza che quella scoperta rimarrà unica nel corso della storia dell'archeologia. Hanno quasi timore di respirare, per paura che tutto sia un sogno e basti poco a farlo dileguare. Battono le palpebre ripetutamente. Non è la polvere a far lacrimare i loro occhi, ma la commozione ed il senso di sacralità che quel luogo incute loro. L'ambiente che si offre allo sguardo è molto ampio. Il soffitto a cupola si solleva dal suolo per circa 2 metri nella parte più bassa, sfiorando forse i 3 metri nella sua massima elevazione. Non è ancora il momento di fare stile o dare valutazioni anche approssimative, tanto violente e primitive sono le emozioni suscitate e troppi particolari insoliti racchiusi in quel luogo sotterraneo che confondono la loro capacità di giudizio e la loro obiettività. Su tutta la volta del soffitto campeggia il disegno di un grande cielo stellato che rende in modo perfetto l'idea di profondità e di spazio infinito. Ogni dettaglio è curato ed anche agli occhi dei profani dell'astronomia risalta con chiarezza la riproduzione della Via Lattea con le costellazioni dello zodiaco e al centro esatto della cupola risplende il sole. Tutto intorno, in esatta successione, i pianeti del nostro sistema solare. Il pavimento è una sorta di enorme carta geografica della Terra e le pareti, da sotto al soffitto fino a poco oltre metà, sono completamente ricoperte di affreschi. La parte restante fino al suolo è piena di iscrizioni. I colori vividi e caldi risplendono fulgidi alla luce delle lampade e, stranamente, come per un'inspiegabile illusione ottica, nessun punto di quella grande stanza rimane al buio. Come se quei colori, catturando la luce e rilanciandola da una parete all'altra dal soffitto al pavimento, la riflettessero all'infinito. L'effetto è di luminosità discreta, ma nitida al contempo, è disarmante. La suggestione che ognuno di loro prova è quella di trovarsi ad assistere all'alba di un nuovo giorno. Nur si riscuote ed interrompe lo stato di catalessi in cui sono piombati tutti e tre. La videocamera del robottino e lo schermo del computer non avevano reso giustizia a questa meraviglia, mormora estasiata. È una scoperta unica, ne fai con la voce stridula di Omar, che dopo alcuni colpi di tosse riprende con il suo solito timbro vivace. Niente di simile a nessun'altra civiltà di cui abbiamo documentazione è mai stato riportato alla luce. È vero, consente Paul, che nonostante il carattere introverso e permaloso, questa volta non riesce a nascondere l'esaltazione che l'inattesa scoperta gli procura. Il tono enfatico con cui sottolinea le sue parole ne sono la chiara dimostrazione. Neanche in sogno avrei mai pensato potesse esistere qualcosa di simile, rivolgendosi a Nur. Hai una minima intuizione o una vaga idea di cosa possa rappresentare questa stanza o a cosa sia servita e perché sia stata creata? Che ce lo devo dire? Soltanto leggendo il libro riusciremo a saperlo. E quindi un'altra cosa che volevo chiederti, tutte le tue opere sono molto curate stilisticamente, cioè sono quasi cesellate, no? Non c'è mai una parola fuori posto, è sempre una prosa molto molto elegante. Quanto tempo dedichi alla, come dire, alla revisione del lavoro magari tirato giù? Forse anche perché è stato complicato. Cioè, anche adesso io ormai è fatto. Sicuramente trovo sempre qualcosa che non...
a sentirmi parlare, specialmente in ufficio quando hanno saputo che ho pubblicato il libro, sono tutti quanti rimasti così. Io parlo romano, cioè mi sembra assurdo quando stai in ufficio, quando stai a casa che tu sia impostata, però la scuola classica che ho fatto, quindi gli studi letterari e tutto quanto, a un certo punto escono fuori nei libri, per cui non è che mi costa molta fatica, che sono incontentabile, non mi sta mai bene, mi sono perfezionista. No, non è neanche perfezionista, proprio non mi soddisfa, per cui vado sempre a cambiarla, a risistemarla, ma non per perfezionarla, ma perché mi deve suonare in un certo modo, deve essere musicale per me la lettura. Poi è una cosa che sarò antiquata, non lo so, non sopporto le parolacce nelle letture. Sinceramente quando mi danno qualche libro da leggere o arriva qualche testo da valutare, quando comincia una, due, tre, alla quarta parolaccia io lo lascio, io non me lo fate leggere, perché cioè se sei un autore e vado controcorrente, non ci posso fare nulla. Non hai bisogno di esprimerti con le parolacce, non hai bisogno di esprimerti in maniera volgare. Puoi fare la stessa cosa scrivendo in maniera educata. Io la vedo in questa maniera. Certo, magari la parolaccia ci esce pure, però non deve essere una cosa eclatante e volgare. Assolutamente sono una cosa contraria. E un'altra cosa che volevo chiederti, tu fai l'editor ovviamente dei libri altrui, no? Fai l'editor per Mille Infinite, per questa casa editrice, e non si può fare l'editor di se stessi, è terribilmente difficile, perché poi il refuso tu ormai l'hai metabolizzato, esatto. E non lo riconosci più, quindi c'è qualcuno che fa l'editor per te. Tua figlia? No, mio marito. Tuo marito? Che poi era con gli stuzzicadenti agli occhi, sta lì, cerca di correre. Qualcosa serve? Abbiamo fatto un'associazione di lingue, io scrivo e lui vorrei. Quello sicuramente. Perché poi, come dici tu, non ti abitui all'errore, per cui non vedi, ma proprio anche l'errore così di distrazione, dico io, magari ti manca una E finale o qualcosa così, non te ne accorgi, tu vai spedita perché comunque l'hai quasi imparata a memoria quando hai finito di scrivere il libro. E quindi e lui allora si mette lì paziente, poi gli ha detto che mi fa ogni volta che io gli do da correggere un mio libro, fa un bel mucchietto di virgole e me ne mette da parte. Io sto con le parentesi. E tu con le parentesi. E allora lui togli sta virgola, togli sta altra virgola. E poi faccio i discorsi lunghissimi. Lo ringrazierai nel libro, forse no, la tecnica sì. Iniziale. Sì, la tecnica sì, infatti. Sì, io adesso mi è venuto in mente che nel primo libro per 4 anni sono andata avanti con 1 chilo di carciofi, poi mia madre mi ha detto che i carciofi non danno il chili, io per me era 1 chilo di carciofi, quindi ho detto 1 chilo di pomodori. E va bene. Tu hai scritto vari racconti, abbiamo già detto prima che con molti hai vinto dei premi letterari. Sì, diciamo. Talvolta non li ritiri 2 anni dopo. Non prendetela che me la sto tirando, diciamo che però, sono stata fortunata. Tutti i miei racconti sono stati o pubblicati da siti internet o pubblicati su riviste, per cui ho avuto una bella soddisfazione. La più grande in assoluto è stata quella che io non avevo mandato nessun racconto a un concorso, hanno fatto un concorso a Sortino contro il racket che chiedeva il pizzo ai commercianti, e loro hanno preso il mio racconto e mi hanno mandato una pergamena dicendo che avevo in questo racconto avevo scritto la storia di 2 poliziotti, che poi comunque era la storia della scorta di Capaci, rivista, ecco, in cui avevo messo praticamente la storia d'amore tra il poliziotto e la poliziotta che poi sono stati uccisi. E praticamente loro mi hanno fatto questa pergamena in cui sono stata veramente felice a dire poco, proprio mi hanno commosso, e in cui hanno scritto tutta quanta la dedica e poi eroi loro malgrado, che io praticamente li ho fatti diventare eroi nonostante, che poi comunque sono stati degli eroi perché la morte che hanno fatto ha riscattato un piano tutto quanto. Quella è stata la soddisfazione più grande che di tutti i racconti che ho avuto, anche se poi alcuni sono arrivati primi, altri, ripeto, sono stati pubblicati. Quella però veramente è stata una cosa poi inaspettata. Mi hanno telefonato, stava alla stazione Termini questo signore, ci sono venuto a Roma e le consegno questa cosa. Sono veramente rimasta. Tutti questi racconti verranno solo già o verranno in seguito racchiusi in un'antologia o sono sparpagliati nei tuoi cassetti o qua e là per i siti? No. E per i comitati letterari? Probabilmente li raccoglieremo in un'antologia. Stiamo pensando con l'altro coautore, con l'altro curatore del sito, che è Francesco Iacarelli, lui è fotografo,
e sempre anche lui è un fotografo non professionista, perché ripeto, anche quell'altro mondo è come questo degli autori, di dare un'immagine a questi racconti, e di conseguenza se Francesco riuscirà poi a trovare le immagini adatte faremo questa doppia pubblicazione, il racconto con l'immagine, altrimenti usciranno poi comunque i racconti da soli, vediamo un po'. Sempre per le linee infinite, chissà. Chi può dirlo? Chi può dirlo? Io provo sempre, prima di andare alle linee infinite faccio fare altri giri, però. Come dici tu, non la base. Se c'è qualcuno che l'altra volta eravamo un po' stretti con i tempi, invece oggi forse sarà perché le giornate si sono allungate, abbiamo più di tempo, e se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda a Cinzia, lei è qua immolata, pronta, sacrificata per tutte le risposte. È un caso oppure il fatto che lei abbia cominciato da un certo punto della sua vita in poi a scrivere, oppure è una, diciamo, una costante che magari si trova anche in tante donne che prima, diciamo, soprattutto chi ha famiglia, decide di curare, di dedicarsi oltre al lavoro, magari alla cura dei figli e poi dopo. Oppure è stata una cosa che è nata? No, sicuramente è stato anche quello, perché ripeto, ho sempre scritto, mi piaceva scrivere, questi appuntini li lasciavo da tutte le parti, quello sì. Ma no, probabilmente è stata forse una presa di coraggio, perché, cioè, pensi sempre, ma sì, adesso pubblicano il libro, che, cioè il romanzo l'ho scritto io, oppure vinco un concorso, ma non esiste, non è da me. E poi dopo invece quando vedi che comunque i concorsi ti danno dei risultati, che poi la cosa assurda è stata il primo concorso che ho fatto, quello con Semplicemente Donna, a Salerno, ha preso subito il primo premio, per cui sono rimasta. Quella cosa mi ha gasato, insomma. E tu non sei brava? Sì, infatti ho detto, ma allora, cioè, piace quello che scrivo. E da lì e poi è stata, diciamo, un'escalation, è andata sempre avanti. Acquisti sicurezza in te stessa, però sì. Cioè, il fatto che sei comunque ancorata ad una piccola casa editrice ti tiene un pochino più bloccata. Però il fatto di aver iniziato tardi è stato proprio quello, il fatto di aver sistemato le figlie, di aver acquisito anche una certa maturità, perché prima non ci pensi, sinceramente, perlomeno io non ci ho mai pensato. E quindi, diciamo, in genere questo succede anche in altri campi. Secondo lei è un limite questa cosa, diciamo, rispetto all'incoraggiamento? C'è una differenza, visto che anche Editor, tra chi scrive tra di genere, posso dire, tra chi scrive, cioè anche come età, sì, le sì, donne sì. Di quelle che differenza c'è? Beh, sicuramente la maturità porta a determinate esperienze che chi è ragazzino o giovane non ha quando scrive i suoi libri. Ad esempio, mi è capitata, adesso è una cosa un po' così, una ragazza che poi l'abbiamo comunque pubblicato il libro, che ne valeva, però per descrivere la prima notte di nozze aveva scritto: adesso fanno quella cosa lì. Allora, ma tu in un libro non puoi mettere quella cosa lì, quindi cerca di metterla in, magari non vuoi proprio descriverla, fai come fanno i registi, fai in maniera che viene una cosa abbastanza buio, come si dice, in dissolvenza, la fai in quella maniera, e quindi, ma tu non puoi scrivere in un romanzo, poi arrivano a fare quella cosa lì, ecco, magari con la maturità, con, non so, forse anche con la proprietà più della penna, non sapendo più scrivere riesci a svicolarti meglio per queste cose. Ci sono delle ingenuità che risaltano, però comunque si vede questa esperienza di vita che ha una persona più matura rispetto al giovane. Però, ripeto, se sanno scrivere, comunque le basi ci stanno e poi andranno coltivate, e sicuramente se la casa editrice ha una vista lunga, sicuramente non se lo fa scappare l'autore giovane, che potrebbe poi portare a... dico, però sono più giovani maschi o donne? No, quello è indifferente, no, è indifferente. Capitano dei maschi che fanno certe sghiolinate d'amore, che è una cosa assurda. Veramente, che uno se l'aspetta da una donna, no? Sì, proprio, ripeto, la cosa classica del fazzolettino che cade, della camicia. Sì. Io sono rimasta, forse ho sbagliato, non è un maschio. Quindi, e magari donne invece che ancora peggio delle mie, proprio delle schiaviste tremende, quindi no, su quello non c'è assolutamente una divisione. Quindi si sparano anche certi pregiudizi anche su queste cose. Sì, sicuramente. Magari uno pensa, parte sempre come
ecco, un pregiudizio oppure un'aspettativa. Però il pregiudizio nella lettura del romanzo d'amore da parte dei maschi c'è, degli uomini. Il pregiudizio nella lettura del romanzo d'amore c'è, perché quasi sempre quando c'è un romanzo d'amore, sì, adesso mi leggo un Harmony, magari non è assolutamente un Harmony, no? Però l'uomo parte sempre con questo presupposto, no? È una cosa smielata, non la leggo. Quello c'è. Nella scrittura no. Questa era un po' la domanda che volevo farti io. Secondo te c'è una scrittura di genere? Cioè, non una lettera, proprio una scrittura di genere. Cioè, se tu non vai a vedere subito, ecco, nei romanzi, nelle storie, nei racconti che ti arrivano come editor, se tu non andassi a vedere se è firmato Mario Rossi piuttosto che Francesca Bianchi, cioè, secondo te c'è una scrittura di genere? Cioè, le donne scrivono in un modo e gli uomini scrivono in un altro, o è assolutamente intercambiabile? No, qualche differenza c'è, la trovi specialmente sui thriller, che vanno per la maggiore con gli uomini, e nel fantasy, che io ho notato, non lo amo come genere, sinceramente il fantasy non mi piace. Sì. No, perché la favoletta, cioè io mi ricordo quando leggevo Andersen e Grimm, per cui mi sembra la stessa cosa, e la ritrovo oggi, dico forse non hanno letto le favole che abbiamo letto noi da ragazzini. Le ragazze, le donne preferiscono principalmente elfi, folletti, fate, questo qui, gli uomini, i draghi, gli scontri tra maghi, cattivi, così, quindi questa c'è la differenza. E ripeto, sul thriller, le donne sono un po' meno portate a scrivere thriller, magari è un thriller tipo il genere che faccio io, con qualche trama amorosa e mezzo, cioè, mentre l'uomo va lì, proprio un piccolo episodio che può far capire com'è la cosa. Nel libro che ho scritto con l'altro coautore, quello non nobis domine, quello che parla di templari, ad un certo punto c'era la descrizione di uno stupro. E il mio coautore, e lui basta che fa sangue da tutte le parti, ho detto per cortesia, quando leggo i libri tuoi, veramente lì esce il sangue. Dico, lo stupro, facciamo lo sfumato, non lo facciamo, proprio è evidente, tanto lo leggi tutti i giorni sui giornali, per cui nel libro non c'è bisogno. Sono riuscito a ottenere che arriviamo al punto che lui si chiama i pantaloni. E finisce lì. Ma se no, dove era una cosa poi doveva mettere lì il sangue, le cose. No, assolutamente. E questa è la differenza. Magari noi donne quando scriviamo cerchiamo di essere un pochino più. Sì, esatto, meno violente, mentre l'uomo si sbizzarrisce proprio in quella che è la cattiveria, forza bruta, insomma. Quello sì, l'ho trovata come differenza. C'è qualcun altro? Cosa bellissima che ha detto, che mi è piaciuta, l'ha presa tanto. Il fatto che lei riveda i suoi libri e quindi ancora li vada di correggere, no? Qualche cosa. Quindi questo mi fa vedere che l'opera non è finita, che l'opera è sempre viva, mi piace tantissimo. E poi le voglio chiedere un consiglio. Io qualche volta scrivo cose mie, insomma, cose scientifiche per quanto riguarda la mia preparazione e anche storie. Io ho letto su internet, perché sono una grande navigatrice, e dice se c'è qualcosa da mandare, mandala. Lei che ci consiglia? Nel senso, è meglio di no, è meglio rivolgerci, che ne so, alla casa editrice. Lei all'inizio ha detto di no, perché comunque... Quella è una cosa, se poi volete farlo, tanto comunque a me arrivano dopo, perché prima c'è il responsabile editoriale che li valuta e poi li gira i vari editor. No, io dico di non fermarsi ad una sola casa editrice, perché se, ripeto, se non c'è l'editor della grande casa editrice, bisogna per forza fare i piccoli passi. E purtroppo è talmente un mare magno che di squali affamati è pieno. Quindi io ho avuto due esperienze negativissime. Il primo libro, questo, me l'hanno stampato, sembrava tirato al ciclostile, era illeggibile, proprio le pagine sbiadite, una cosa oscena. Ho chiesto la rescissione del contratto minacciando di mandare la finanza e me l'hanno rescisso tranquillamente. La seconda volta invece è stata un po' più difficile, perché quella persona era un romanzo che ancora non ho pubblicato, me lo tengo un po' così perché ci sono talmente rimasta male, che sì, perfetto, lo pubblichiamo e finisce la storia. 15 giorni prima della pubblicazione mi manda a dire che no, non esiste assolutamente, che in questa vicenda c'era una donna che a un certo punto, presa da una delusione, parla col gatto e immagina che il gatto gli risponde. Ma, cioè, nel contesto si capiva che era tutta una cosa, nervosismo di questa donna che lo scaricava così, e questa mi dice: i gatti non parlano.
cioè l'editor di questa casa dice sì, lo so, ci rifacciamo i complimenti per come è scritto, in italiano tutto quanto, però i gatti non parlano, devi inserire un altro personaggio, anzi anche due, e la storia andrebbe modificata così. Al che gli ho scritto, questo è il mio romanzo, se vi sta bene, bene, se no ve lo scrivete da voi, perché cambiarlo completamente 15 giorni prima della pubblicazione, e lì è stato un grosso problema, che era la rescissione, che questa persona non mollava. Poi girando su internet ho trovato che aveva tantissime denunce, proprio perché faceva, poi ti costringeva, lui non ti faceva pagare la pubblicazione, ma dopo ti diceva facciamo la pubblicità al libro, oppure per fare le altre copie del libro, perché ne stampava pochissime e voleva altri soldi. Quindi a me mi ha chiesto 2000 euro per fare la pubblicità del libro, io ho detto scusa, non me l'hai pubblicato, ma hai detto che lo devo cambiare, vuoi 2000 euro per fare la pubblicità di cosa? Quindi mandare a tante case editrici e poi valutare. Quella che non... o ti fa spendere meno di tutti, ma proprio deve essere una cosa che se tu fai te lo pubblichi da solo verresti a spendere uguale, oppure pubblicare proprio assolutamente senza contributo, parlare chiaro da subito. Quindi lei mi consiglia però di non mandare niente per internet via web, perché ci sono tantissimi siti. No, non mandarla tranquillamente, sì. Io in tanti anni di esperienza non ho mai avuto, diciamo, truffe o cloni di quello che ho scritto. Ho sempre trovato il mio nome e cognome sui racconti che ho mandato in giro e tutto quanto. Quindi prima dicevano che il trucchetto era quello di sparsi una raccomandata con ricevuta di ritorno, mettere il manoscritto dentro a un plico, fare la raccomandata con ricevuta di ritorno, farlo rispedirselo e non aprirlo. Io la prima volta l'ho fatto, dico la verità, sul primo romanzo l'ho fatto, poi ho visto che sinceramente, cioè c'è talmente tanta gente che scrive che non può tranquillamente... Però poi adesso tutto si svolge via web, il 90% dei concorsi letterari dicono proprio non inviate materiale cartaceo, espressamente. Io due cose volevo aggiungere, che sono per rispondere alla signora. Due cose che secondo me sono importanti ed è l'errore che ho fatto anche all'inizio tanti anni fa, ma che fanno quasi tutti. Cioè magari ho scritto un saggio e lo mando così, allo sbaraglio, senza sapere che le case editrici a cui lo mando magari pubblicano narrativa piuttosto che... No, oppure ho scritto, che ne so, un romanzo d'amore e lo mandi a quelli che pubblicano quasi, che sono famosi, con la casa editrice famosa per pubblicare, mettiamo, dei fantasy piuttosto che dei thriller. Questa è una cosa da non sottovalutare, questo è molto importante. Comunque ci stanno molti siti internet che danno indicazioni precise sulle case. Ormai ce ne sono tanti. E secondo me l'altra cosa che è molto importante, mettersi in gioco, nel senso, ci sono tanti siti, uno è Writer's Dream, scritto il sogno degli scrittori, Writer's Dream, che mi piace moltissimo, è fatto molto bene, e ci sono secondo me dei veri professionisti dietro. Ce ne sono parecchi di questi siti, hanno dei forum dove tu puoi buttare lì il tuo racconto e gli altri te lo... ci sono certi che ti massacrano, però secondo me se uno non si abbatte, quello è molto utile a migliorare, a migliorarsi ogni volta, quello secondo me è fondamentale. Anche perché i complimenti, fanno sì, lei, sono quelli della però le critiche sicuramente non ti fanno fare lo stesso errore che tu hai fatto in quel determinato racconto, in quel pezzo. E poi ci si confronta, poi tu fai la stessa cosa con gli altri, quindi magari riconosci negli altri un errore tuo. Secondo me quello è molto utile, una sorta di di classe di scrittura creativa via web. No? Sul sito che dici tu, su Writer Dream, ho spandato un racconto in cui c'era una parte e io descrivevo i saguari, che sono quei cactus che stanno nel Texas, tutti fatti strani, e lui non aveva capito, pensava che era un errore di Word. I giaguari. Dice, ma non esistono i giaguari nel deserto, dico guarda che non erano, e me l'aveva ripreso, ma è brutto, ah no, perché uno si deve documentare quando fa queste cose. Ero rimasto, dico ma che ho scritto? Invece poi dopo mi sono resa conto che l'aveva scambiato per un errore di correttore di Word. Poi è divertente, cioè si impara, insomma. Allora io volevo domandare, lei è una donna scrittrice e naturalmente come? Aspirante scrittrice, si presenta molto bene, quindi questo è importante. E naturalmente quando uno scrive, scrive per il piacere di scrivere, però vuole trasmettere anche dei messaggi. Qualcuno dei suoi messaggi? Sinceramente è una domanda che mi pongono sempre. Non ho messaggi, scrivo proprio per il piacere di scrivere, perché
quando inizio a scrivere qualcosa, per me è un biglietto verso mete esotiche. Parto e dove mi porta la fantasia arrivo, per cui non mi pongo il problema di dover dire qualcosa. Poi magari tutti quanti hanno una loro conclusione, perché poi ad esempio qui ci sta una tirata della sovrintendente di Nur contro l'archeologia ortodossa, che non permette determinate uscite, che non permette ad altre persone oltre quelle decise a livello burocratico di fare quei lavori, per cui comunque ci sta, però quando io parto non parto con quell'idea. Dopo alla fine mi trovo che ha una sua morale, che ha le sue, però parto per divertirmi io, perché principalmente mi voglio divertire e voglio volare con la fantasia, ma questi voli pindarici che diversamente non ti sarebbero permessi, quindi non mi pongo. Penso che poi chi scrive romanzi, io dico sempre siamo scrittori diesel perché ci piacciono le lunghe distanze, sono i poeti che cercano di mettere qualcosa nelle loro poesie, di raccontare qualcosa, perché nel romanzo, a meno che non è un romanzo veramente, ecco, un romanzo storico, un romanzo con un tema definito, quando sono così penso che c'è poco, anche nel fantasy è poco quello che vuoi. Ma secondo me è forte, dici, anche nel saggio scientifico ci si mette già il saggio proprio, è normale, no? Io penso che, non lo so, un sottofondo, comunque un'atmosfera di amore per la natura, io questo quello sicuramente, che poi sono proprio tu, tuoi principi, esatto, i tuoi principi che uno ha, però dover andare a dire, no, l'ho scritto per quello, anche per esempio il primo romanzo, quello che parla della guerra, io non è che mi ero messa lì perché volevo tirar fuori, poi dopo alla fine mi sono resa conto che era uscito veramente la situazione femminile durante la guerra, che sono state le donne che hanno portato avanti il paese in mancanza degli uomini che erano impegnati al fronte, e effettivamente aveva un suo senso concreto, e quella pure è la bellezza del romanzo, perché oltre alla storia che tu racconti poi scopri determinate cose e dici caspita, però ce l'avevo dentro ma non mi ero resa conto di esprimerlo in quella maniera, quindi non parto con un voler dire qualcosa, e poi dopo alla fine. Certo, non è che uno scrive cavolate che non hanno senso, insomma, quello è scontato. Quella è la grande cosa dello scrittore, che quando vai a rileggerlo, no? Dici, ah però vedi, è uscito da. Poi te la perdono, quanto te la perdono per Cinzia Maldini scrivere. Ti ripeto tanto, perché comunque ti dà quel modo di uscire dalla quotidianità, dalla noia di fare sempre le stesse cose, quindi è. Ma io penso comunque, ho una teoria condivisibile o meno su noi scrittori, io penso che noi siamo tutti quanti autistici, con rispetto parlando veramente di chi ha questa malattia, noi ci chiudiamo in un mondo, quando scriviamo, a parte, abbiamo una visione di un mondo, abbiamo le chiavi solo noi, le abbiamo, entriamo lì dentro, quando se ne esce e ce ne torniamo, siamo tutti quanti veramente un pochino stranucci da questo punto di vista, però serve, perché veramente riesci a poi affrontare il giorno successivo in un altro modo. Senta, le volevo chiedere, deve viaggiare molto per questo tipo di libro o rimane a casa e viaggia solo con la fantasia? Questo l'ho scritto senza conoscere l'Egitto, mi ero documentatissima perché sapevo tutto anche se non l'avevo mai visto, poi a un certo punto mio marito un giorno si presenta, mi mette sulla scrivania, dice andiamo in Egitto, no, andiamo in Egitto, non ci vengo assolutamente perché poi io mi perdo, tanto è inutile, e lui mi fa vabbè ci vado con un'altra, allora ci andiamo insieme, e quindi siamo andati in Egitto. Devo dire che quando sono arrivata lì ha fatto un effetto stranissimo, cioè io stavo a casa, io lo conoscevo perfettamente, è stata una cosa veramente quasi un tornare a casa, infatti poi ho scritto proprio un racconto su quello, per l'effetto strano che mi ha fatto, mi sento più straniera a Roma che quando sono andata a vedere le piramidi, che poi ci sono tornata una seconda volta a distanza di 3 mesi, e sono stata fortunatissima perché era un periodo di non frequenza di turisti. Quindi siamo andati io, mia figlia e un'altra signora, eravamo in 3, ci hanno portato in tutti quei vicoletti, in tutti quei cunicoli dove non ti avrebbero mai portato quando ci stanno 40-50 persone dietro. E abbiamo potuto vedere l'Egitto da un'altra forma e poi parlare veramente con la guida, che lui è rimasto perché ha detto mi è capitata una persona che è venuta in Egitto veramente per capire la storia dell'Egitto. Quindi è stata una scoperta del tutto, ripeto, quando poi l'ho riletto ho detto caspita, ma davvero sembrava che c'ero stata. Proprio col mappa utile. Adesso un altro. E allora
io direi che noi ti ringraziamo tantissimo. Io ringrazio tutti quanti per la pazienza che mi hanno sei stata bravo. Sempre dolce, carina, simpatica ed è sempre un piacere chiacchierare con te. Da dove proveniamo? Cosa sono realmente gli esseri umani? Tra scavi e reperti, deserti e piramidi, una storia diversa, una nuova possibile ipotesi, forse fantastica, delle nostre origini. Tutto questo è raccontato nella ultima fatica letteraria di Cinzia Baldini, Oricalcum, per Linee Infinite Edizioni. Michela Cossidente per HTO, Villa Guglielmi, Fiumicino.